Ambiente e viabilità, due obiettivi in un unico progetto. L'amministrazione dà il via alla più grande opera di riqualificazione che Pescara abbia mai visto, così l'ha definita il primo cittadino Carlo Masci. Sarà abbattuto il cosiddetto svincolo a trombetta della circonvallazione a Pescara Sud. Il progetto più ambizioso e più complesso che sia stato fatto negli ultimi anni a Pescara, perché si demolirà 1,1 km di viabilità in sopraelevazione, si elimineranno circa 2100 tonnellate di calcestruzzo, l'equivalente necessario per costruire 120 appartamenti. Un po' come se andasse a terra un altro ferro di cavallo, per rendere l'idea, un'operazione ambientale che vede anche nuovo verde con 300 pini di Aleppo. Saranno inserite anche telecamere per il controllo del territorio e in più verranno accorpati i comparti 4 e 5 della pineta d'Avalos, con l'ampliamento di circa 2 ettari di pineta. Un'operazione veramente di grande valenza, di grande importanza, molto complessa, a cui abbiamo lavorato insieme alla Regione, all'ANAS, al Ministero. Intervento che va visto nel contesto delle altre opere già nei cantieri della città adriatica. E portiamo a casa un risultato veramente inaspettato, che fa il paio con l'intervento che adesso stiamo facendo in via Benedetto Croce e con quello che partirà a breve di via Andrea Doria, per un importo complessivo di tutti e tre i lavori di 15 milioni di euro. Questo è un lavoro di 6 milioni e 800 mila euro, vicino alla pineta, quindi delicatissimo, e questo intervento ci permetterà di avere una nuova viabilità. E grazie al progetto sarà riaperta anche via Pantini.